lo scorso anno. No, sarà bello, dai, anche emozionante perché quello che è stato non si dimentica. E comunque se sono qui in questa grande piazza lo devo anche alla stagione che ho fatto l'anno scorso con loro, quindi sarà un bel effetto, ovviamente in campo si va per vincere assolutamente. Saluterò tutti gli amici che ho lasciato lì, però poi in campo è un'altra storia. Loro vengono da una sconfitta dal punto di vista del Parma, è meglio o peggio? Anche il Parma comunque deve riscattare il mezzo passo falso interno con l'Imolese. Sai, la storia di questo campionato, se vai a vedere le partite, tutte quelle che devono giocare contro di noi, le partite prima stentano un pochino, non penso che sia né un vantaggio né uno svantaggio, una partita, e chi gioca contro di noi gioca la partita della vita, quindi non pensa a quello che è stato o quello che sarà, pensa solo a quello che si deve fare in quel momento. Quindi noi dobbiamo scendere con la solita mentalità nostra, cercando di evitare gli errori che abbiamo fatto domenica e proponendo qualcosa in più, penso che potremmo far bene. Tornando all'Imolese, cos'è mancato al Parma per spuntare? Ma intanto ti dico che anche gli avversari ci sono in campo, quindi io ho visto sinceramente un Imolese messo benissimo in campo, che si vedeva che ci aveva studiato. Forse è mancato da parte nostra sugli esterni l'uno contro uno, non abbiamo spesso superato l'uomo, quindi questo è mancato. Poi loro avevano un play basso che ci chiudeva tutte le giocate. Nel secondo tempo siamo usciti un po' fuori come tutte le altre partite, e più che altro con la voglia, col cuore, con la grinta non siamo riusciti, abbiamo rischiato parecchio, quello forse è un punto da rivedere perché ci saranno partite dove magari nasce storta e non vediamo che non è giornata, è sempre meglio prendere un punto che zero. Ecco, l'ultima da parte mia, Giappoloni nel dopopartita ha parlato di aver fatto solo due cambi perché chi era in campo gli dava le garanzie. Anche in campo c'era comunque la sensazione fino all'ultimo di riuscire a fare qualcosa, la giocata. Che sensazione avevate voi negli ultimi minuti? No, negli ultimi minuti ti dico che io la sensazione era buona perché vedevo che comunque la squadra non si risparmiava, cercavamo, si erano anche aperti degli spazi perché loro erano calati fisicamente, quindi la sensazione era buona. E l'unica, ti ripeto, sono state quelle ripartenze che non devono succedere perché dobbiamo cercare di stare ordinati, non ci dobbiamo far prendere dall'ansia. Le partite si possono vincere anche al 90esimo, non è detto che le dobbiamo vincere per forza nei primi 5 minuti. E quindi abbiamo affrettato un po' le giocate, la sensazione era buona, poi purtroppo il risultato è stato un pareggio che comunque prendiamo perché abbiamo anche rischiato qualcosina. Proprio tu hai detto prima di una gara, qualche settimana fa, scusa, dopo una gara, che nel riscaldamento vi eravate detti perché non partiamo forte Sì, oggi. Ecco, prima della partita con l'Imolese magari non l'abbiamo non ve lo siete detti, detto. No, diciamo. non ce lo siamo detti. No, ma è la E non, quella partita si vede che ci è uscito spontaneo. Noi prepariamo sempre le partite per partire forte, però sappiamo che ci sono gli avversari che nei primi 45 minuti danno l'anima. Infatti, se andiamo a rivedere tutte le partite nostre, secondo i tempi siamo sempre, quasi sempre un dominio nostro. E questo vuol dire che comunque a livello atletico stiamo bene, e vuol dire che nei primi 45 minuti le avversarie spendono tanto, anche a livello mentale perché sono concentrati. E noi cerchiamo sempre di partire forte, poi ci sta che la squadra avversaria possa partire più forte. E quella domenica è stata una cosa spontanea, ma magari la riproponiamo. Io ho notato che in alcune gare dove il Parma fa fatica, soprattutto in attacco, è quando soprattutto i tre dietro alla punta, quindi ti chiamo in causa essendo uno di loro, si muovono poco, ovvero si scambiano un po' con la posizione, danno più punti di riferimento alla difesa avversaria. Ti chiedo se sei d'accordo con me e se questa è una cosa sulla quale state comunque lavorando per ritornare a muovervi come magari facevate No, all'inizio stagione. il fatto di muoversi è importante perché comunque l'avversario di fronte si trova sempre una caratteristica diversa e questo cambiarsi di posizione deriva anche dai giocatori che ci sono in campo, ci sono caratteristiche
E ad esempio nelle prime partite io e Melandi spesso cambiavamo posizione perché abbiamo caratteristiche che sono diverse, ma ci possiamo adattare tutti e due sia a giocare dietro la punta che a giocare esterno. Quindi queste sono anche valutazioni in base agli uomini che ci sono in campo. Magari Ives predilige più rimanere centrale, Ricky Musetti preferisce rimanere centrale perché le caratteristiche sono quelle. Quindi il fatto di muoversi può creare quello scompiglio nelle difese avversarie. Però in campo comunque ci sono delle caratteristiche che bisogna anche rispettare. L'ultima da parte mia, la scorsa settimana sia il Parma che l'Alto Vicentino hanno pareggiato. Io sono andato a vedermi gli highlights dell'Alto Vicentino, visto che è stata una partita completamente diversa rispetto a quella del Parma, tre traverse, un rigore sbagliato. Per certi versi è quasi meglio che sia andata così al Parma perché si ha la sensazione di avere fatto qualcosa di meno di quello che si poteva fare, mentre magari nell'Alto Vicentino o in partite come quelle scatta anche un po' di No, frustrazione magari. ma ho sentito Ale e Lucarelli che diceva una cosa questa settimana, che quando una squadra propone poco e non perde, anzi rischia tanto e non perde, sono segnali di forza. Quindi noi dobbiamo anche lavorare su questi segnali di forza. Non dimentichiamoci che fino adesso in 15 partite abbiamo preso 4 gol, questo è un dato molto importante. Se andiamo a vedere le difese avversarie, mi sembra di ricordare che quella che dopo di noi c'è 17 gol presi, sono tanti, quindi i campionati si vincono anche non prendendo tanti gol. E sappiamo che non abbiamo proposto tanto o quasi niente e abbiamo pareggiato. E sappiamo che se proponiamo quello che sappiamo fare, i risultati vengono di conseguenza. Senti, tra poco inizia il mercato. Prima parlavi di errori, no? L'ultima partita avete fatto degli errori. Può il mercato, potrebbe il mercato correggere questi errori? Bah, questa è una valutazione da fare con quei diretti interessati, cioè i direttori. Per quanto mi riguarda, penso che siamo al completo, siamo 28 giocatori, anzi. Siamo stati anche tra virgolette fortunati che la società ha preso il giocatore in più in attacco visto l'infortunio di Longobardi. E, ripeto, queste sono valutazioni che fa la società. Se posso dare un mio giudizio, questa è una squadra secondo me completa, sia numericamente ma soprattutto qualitativamente. Quindi penso che non si dovrebbe intervenire, poi non sta a me fare queste valutazioni ovviamente. Sì, no, ti faccio l'ultima domanda, Vai. da parte mia. Allora, siete in 28, però mi pare di aver capito che il centrocampo è un po' la coperta è corta. Giorgino è infortunato, Miglietta ha cominciato a correre due giorni fa. Tu ci ritorni a giocare in centrocampo? Bella domanda, no, mi piace, è una posizione che ho già ricoperto, dico. Mi piace perché è un ruolo dove sei proprio nel centro del gioco, però abbiamo centrocampisti che sinceramente sono un pochino meglio di me, no? In quel ruolo. E caso vuole che, dato si è fatto male Giorgino, si è fatto male anche Miglietta, quindi adesso, però abbiamo dei giovani tipo Simonetti. Che sta giocando poco, che in allenamento dimostra sempre il suo valore e secondo me è molto pronto. Poi abbiamo Rodriguez che anche se il primo tempo insieme alla squadra non ha fatto benissimo, il secondo tempo mi sembra che ha preso comunque in mano il gioco, ha prestanza fisica, quindi siamo un po' corti magari con gli over in questo momento, però gli under ci stanno dando una grossa mano. Grazie. Ok.